siamo partiti con un po' di ritardo, per usare un eufemismo, quindi prenderò veramente pochi minuti. C'è proprio uscita. Oggi, se siamo qui oggi, lo dobbiamo a due persone. La prima è ancora viva, ed è Andrea Di Dato, che ha organizzato il meeting in modo brillante. La seconda è questo signore, Gioacchino Murat, che il 4 novembre del 1812, in un momento di una visione, in un momento di follia alla Giordano Bruno, decide di fondare un osservatorio astronomico proprio qui dove noi ci troviamo oggi, con questa determina di cui che ho riprodotto qui, vedete, dell'8 marzo 1812. Poi da buon maschietto cos'è che fa? Lui va a giocare alla guerra con il coniato campagna anti-Russia e lascia tutte le questioni burocratiche a casa alla moglie, a Carolina Bonaparte, che come vedete si dà un grande da fare, e il 4 novembre del 1812 viene posta la prima pietra. Abbiamo celebrato i 200 anni, due anni fa, e il servizio filatelico di Stato ci ha, come dire, dedicato un francobollo, vedete qui, che secondo me potete trovare ancora in circolazione. Poi sapete com'è finita la storia, piuttosto male, per Murat, nel 1815 viene catturato a Pizzocaldo, un processo farsa durato meno di un'ora e poi fucilato. C'è un bel film di Alberto Lambertini, regista napoletano, discendente da parte di madre di Murat, un film che è Fuoco su di me, con Omar Sharif, cioè un film importante che ovviamente in Italia non si è visto, io lo vidi in Germania per farlo nel 2005, bellissimo, che racconta proprio delle vicende di Murat in quegli anni, è uno spaccato della vita napoletana, per tra il 1812 e il 1812. È vero che comandò lui stesso il plutone di esecuzione. In realtà anche quella frase che ho detto sopra è che è vera. Viene colpito da 6 proiettili nel petto e uno invece purtroppo gli portò via la parte sinistra. L'osservatorio poi è stato terminato da Ferdinando I di Borbone ed è quello che vedete sul timpano dell'edificio monumentale, la scritta riportata, che ebbe comunque il buon senso di non distruggere e di annullare, come spesso fanno oggi, quello che aveva iniziato un suo avversario politico. Qui dietro c'è il museo degli strumenti che credo non avrete tempo di visitare oggi, ma quindi vi sto dando una buona ragione per tornare in un osservatorio. Ovviamente adesso qualcuno può pensare che siamo un museo, no, non è così. Saremo un museo fra un paio di secoli. Attualmente siamo il maggior centro di ricerca astronomica del sud Italia, quindi uno dei più importanti del paese. Studiamo il Sole, le luci stellari, le galassie, il sistema solare e anche costruiamo strumentazione che volerà, come questa che vedete, questa famiglia che vedete, questo scaldabagno, è nei nostri laboratori ed è l'unica strumentazione scientifica che atterrerà su Marte nel 2016 con la missione ExoMars dell'ESA, cioè dell'Agenzia Spaziale Europea. Vabbè, questo non so perché sono di queste frutto, non dovremmo esserci. Un altro dei nostri fiori all'occhiello è la ricca biblioteca, 40.000 volumi di cui circa 3.000 antecedenti al 1831, poi se qualcuno è interessato vi spiegherò perché il 1831 è una data, diciamo, che fa da spartiacque tra i libri nuovi e quelli antichi. Ovviamente manoscritti, Francesco Fontana, coetaneo, un po' più giovane di Galileo, che si costruisce un canocchiale come fece Galileo, e guardate che belle mappe lunari, quindi aveva, da questo si intuisce la qualità ottica che era riuscito a riprodurre. Il fiore all'occhiello di rivoluzione, un solo celeste, mi dicono Copernico, prima edizione 1543, tutti abbiamo sentito, visto almeno in televisione o sul web,
averlo su carta e che vecchio di 500 anni, vi assicuro, è emozionante, anche perché in alcune pagine ci sono le curazioni a mano della Santa Inquisizione, cosa straordinaria, straordinaria. Ovviamente ci dedichiamo anche all'autrice, alla divulgazione, quindi il planetario, che per i bambini è fantastico, anche per gli adulti, non credo che molti adulti avevano capito che la 10 di alternanza delle stagioni, perché ci cambiano secondo delle latitudini, ma i bambini imparano immediatamente a conoscere il cielo in questo modo. Osservazioni anche con strumenti antichi. Poi ci intersechiamo con arte e scienza, quindi concerti preceduti preceduti da conversazioni astronomiche e seguiti poi da osservazioni del cielo, teatro. E, ecco, se voi andate nell'edificio monumentale e alzate gli occhi al soffitto, vedete questa installazione di questo architetto austriaco, di questo artista austriaco, che parlando ho detto: mi piacerebbe vedere il cielo visto da Napoli il 9 ottobre del 1604. Perché il 9 ottobre del 1604? Perché il 9 ottobre è studiata la supernova, studiata da Galileo, Galileo che ha mandato in frantumi i cieli di cristallo di Tolomeo e Aristotele. Questo mi sono fatto dire due volte, diceva: guarda che ma quanto costa? 35.000 euro, ma io non ti do una lira, cani problemi. Ha dipinto 20 acquarelli di avventura e si è autofinanziato. Voi adesso potete vedere sul soffitto eccolo qua, che sta dipingendo appunto il campanello sul soffitto del suo studio, in uno dei suoi studi, e comunque adesso andate, vale la pena, anche perché tra un mese dovrò togliere. Fantascienza, e finisco giusto il tempo. Abbiamo un altro primato. Voi sapete che il padre putativo della fantascienza più moderna è Jules Verne, su questo non c'è alcun dubbio, sono tutti d'accordo. Eppure, 8 anni prima che Jules Verne scrivesse Dalla Terra alla Luna, che è stato pubblicato nel 1865, Ernesto Capocci, terzo direttore di Capodimonte, scrisse nel 1857, per l'appunto, Viaggio alla Luna fatto da una donna nell'anno di grazia 2057. Quindi lui 8 anni prima di Jules Verne si è immaginato lo stesso viaggio alla Luna, però con una donna astronauta. E questo secondo me è stata un'intuizione fantastica che ha anticipato i sovietici di circa 150 anni. Sì, signori, vi auguro buon lavoro e grazie a voi di essere qui oggi.